quindicesima edizione del Mondo e oggi ormai va camminato in propri passi, ogni anno sempre più. Dicevo, benvenuti a questa 12ª edizione, sempre più ormai radicata nella nostra, produzione, nella nostra offerta. Si configura in un periodo dell'anno ormai conclusivo, perché ci avviciniamo alla nuova accademica, però giusto anche coprire tutto l'anno accademico con offerte di questo livello. Io saluto i maestri che oggi presenti nei futuri, Marcello Panni, anche il gradito ritorno del maestro Claudio Perugini, che chiamo il traditore perché ci ha lasciato qualche anno fa, si è andato a Roma, però come possiamo vedere tornano tutti ben volentieri. Quindi niente, vi auguro a tutti due belle giornate di buon lavoro e ci mettiamo qui. Dove è il maestro? Volevi dire due parole? Perché lui, grazie a lui, insomma, questo dipartimento così virtuoso. Grazie mille direttore, no, io prendo la parola per tutto il dipartimento perché io sono soltanto un rappresentante del dipartimento, perché appunto il lavoro è un lavoro collettivo, quindi con i colleghi Vittorio Montalti, Davide Remigio, Luigi Franca Lanza, questa Fabrizio Carradori, poi con il supporto pure di Alessio Gabriele, insomma. È un lavoro collettivo questo che facciamo e poi ringrazio tantissimo anche tutti gli studenti che sono veramente l'anima, no, di questo conservatorio. E, è bellissimo rivedere persone che in fondo qui, ecco, si rappresenta un po' la scuola romana nelle sue generazioni, nelle sue diverse generazioni, no? da Domenico Turi a Claudio Perugini, al maestro Panni, insomma, credo che sia un bellissimo spaccato appunto di quello che succede a Roma, ma naturalmente Roma è anch'essa uno spaccato di quello che succede un po' dappertutto. Quindi vi auguro, insomma, auguro a tutti un buon ascolto, un buon inizio dei lavori e quindi passo direttamente la palla al maestro Domenico Turi, che per me è una bellissima, un ritorno alle origini, perché appunto noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, appunto lui era il mio studente, e rivederlo qui per me è un onore e un piacere. Anche al lavoro di Gabriele Bonolis con gli studenti del concerto di stasera, che è veramente lodevole. E io, come diceva il maestro Lasciucca, ho iniziato nel 2000 a studiare composizione proprio con il maestro Lasciucca diversi anni fa al Conservatorio di Monopoli, e quindi questa giornata non poteva partire, cioè pensando a di cosa parlare oggi, non poteva che partire dalla mia prima composizione, che è la prima composizione scritta negli anni del conservatorio, quindi durante il compimento inferiore, cioè quindi i primissimi anni del conservatorio. E quindi partiamo, cioè parto un po' da lì, diciamo, perché ho avuto la fortuna, penso, cioè molti compositori hanno. Cioè, penso che la cosa più difficile per un compositore è trovare la propria strada, la propria identità, la propria direzione, perché il mondo compositivo è infinito, è vasto.
un'idea chiara su cosa fare penso che sia una delle cose più complesse. E quindi scoprirlo, qui non so se è la mia direzione, però da allora, cioè da Metamorfosi, tipo opera 1, diciamo, se vuoi sapere l'opera 1, ad oggi le idee sono state subito condizionate da questa prima esperienza. Perché ho avuto la fortuna di scrivere subito, cioè durante, oltre all'armonia, contrappunti e quant'altro, ho iniziato subito a mettere le note mie su carta. E questo pezzo ha avuto la fortuna di arrivare subito in finale ad un concorso a Milano, al Bisetti, e era del tutto inaspettato, cioè veramente il primo tentativo compositivo ad arrivare in finale a un concorso era un risultato importante, non ce lo aspettavamo né io neanche penso il maestro della Sciucca allora. E quando arrivò l'esecuzione dei tre brani finalisti, il terzo brano non era il mio, a proclamare il terzo premio non era il mio. Uno dei due brani restanti era il mio e un altro di cui gli esecutori del concorso si erano rifiutati di eseguire perché ineseguibile, io già lì stavo stappando la mia prima bottiglia di champagne, il mio primo posto è mio. Invece così non fu. Secondo posto Domenico Turi, primo posto il pezzo ineseguito. Io rimasi veramente scioccato e andai a parlare con la commissione. E dissi, ma come mai questa, un pezzo che non si può eseguire viene premiato con un primo posto? E mi spiegarono una serie di cose, di relazioni alla partitura, la congruenza, la sperimentalità, le direzioni, va di là, va di qua, è complicatissimo, è bellissimo, affascinante. Invece il mio pezzo era abbastanza originale, abbastanza affascinante sulla carta, ma all'ascolto mi fu detto che era molto eufonico, cioè suonava bene, era piacevole all'ascolto. Invece il presidente di commissione mi disse questa frase, per fortuna ormai superatissima, era una persona anziana già nel 2006, mi disse la musica non può essere bella. Quindi io penso di aver avuto la più grande fortuna della mia vita, perché subito dalla prima composizione ho detto io su questa linea non ci sto, cioè non mi interessa, cioè quindi devo cercare di scrivere una musica che ci abbia una sua coerenza, cioè con la carta, cioè la carta deve funzionare, deve essere coerente, deve essere logica, però deve anche essere ascoltata. Cioè io non posso scrivere una musica che si fermi sulla carta, devo scrivere una musica per un pubblico che può essere di diverso tipo, cioè può essere un pubblico di qualsiasi tipo, però deve essere ascoltata. E collegai anche subito un'altra cosa che la fortuna sempre veramente mi reputo molto fortunato, che questo brano l'ho scritto con un artista che è Antonio Stuni, con cui io ho frequentato le scuole medie annesse al conservatorio. Quindi era un mio compagno di studi dall'età di 10 anni, cioè uno dei miei più cari amici. E questo pezzo è stato scritto, ripensato, diverse cose che magari sulla carta, sui numeri tornavano, poi vedendolo all'esecuzione non funzionavano e quindi venivano modificate in base all'esperienza pratica, cioè all'atto pratico del fare musica. Quindi da subito ho pensato, cioè nella mia mente è chiaro il processo, compositore, idea del compositore, tutto quello che vogliamo, un'esigenza compositiva, possiamo dirci tutto, vabbè, molti siete compositori, quindi lo sapete benissimo, interprete, che è una delle figure più importanti del processo creativo, perché senza interprete noi non abbiamo la nostra musica, e ascoltatore. Che poi è un processo, dovrebbe essere abbastanza scontato, cioè qualsiasi composizione deve avere un compositore, un interprete e un pubblico. Quindi per fortuna, cioè io ripeto questa fortuna di aver capito subito questo triangolo magico del mondo compositivo, cioè che senza questi tre elementi, cioè la musica non esiste. Ovviamente poi ci può essere l'interprete compositore con tutte le varianti che vogliamo. Quindi ai giovani compositori che ci sono in sala, un'altra cosa, cioè la cosa che
che mi piace spingere riguardo a questa prima mia esperienza è l'importanza di collaborare direttamente con gli interpreti. Cioè la mia fortuna in quasi tutta la mia produzione, ovviamente tranne i lavori orchestrali, ma tutta la musica strumentale, da camera, vocale, è quasi nata esclusivamente a quattro mani con gli interpreti. E molte volte le partiture si sono trasformate, si sono modificate, hanno subito processi, cioè partivano da un'idea che magari la modificavo proprio grazie agli interpreti che hanno lavorato con me nella scrittura di questi brani. Quindi, dopo questo cappello, quindi, mi piacerebbe intervallare questa conversazione con un po' di ascolti, facciamo un po' il mio seppur breve percorso dal 2006 ad oggi, con un po' di tappe che secondo me sono un po' fondamentali del mio processo creativo. Quindi ascoltiamo questo breve brano. Ah, vi racconto un altro. Questo brano, sì, nella mia idea c'era questa evoluzione di un unico suono, il titolo Metamorphosis, cioè la trasformazione di un suono. Ovviamente analizzando le partiture, che ne so, quattro pezzi di Scelzi su una nota sola, anch'io volevo affrontare la possibilità di scrivere un brano su una nota sola e quindi vedere tutte le trasformazioni che questo brano potesse avere. Lo strumento che mi venne in mente era l'arpa, perché con un doppio trillo, col trillo su due corde che hanno lo stesso suono, possiamo avere un suono che può durare tutto il tempo che vogliamo, cosa impensabile con gli strumenti a fiato, con gli strumenti ad arco. Quindi poi uno dei miei più carissimi amici suonava l'arpa, quindi anche la scelta dell'organico, la scelta ricade sul fatto sociale, cioè sulla nostra vita, su quello che ci circonda. Quindi il pezzo si basa su questa evoluzione di questo suono che pian piano si trasforma seguendo diversi processi e poi da questo suono si trasforma anche da un punto di vista di altezze che prendendo gli armonici di questo suono quindi si trasforma. Essendo in quegli anni ventenne molto alle prese con Boulez, anche ero molto convinto prima della proclamazione del premio, con tutta quella musica lì, inserisco verso la fine una piccola melodia che il caos distrugge, cioè era proprio, ero veramente bulesiano, non lo so, ero convinto verso la musica contemporanea dell'epoca, e quindi questa melodia che viene inghiottita dal rumore, dal caos, e poi questo suono generatore da tutto, era nato da un unico sol diesis, riecheggia nell'aria. Quindi tutta questa trasformazione partendo da un unico sol. Scusate. Allora, io mi sto zitto 4 minuti e vi faccio ascoltare questo brano nell'interpretazione, ovviamente. Thank you.
partitura, la partitura questa è stata la prima. Ora ragionando, visto che in questi ultimi anni mi sono quasi solo concentrato sul teatro musicale, ora riascoltandola percepivo anche un po' di, anche se è solo strumentale, un po' di teatro anche in questo primo brano. Per avere una riflessione di 30 secondi fa, però penso che ci sia già un po' di immagini teatrali, di gesti, quindi poi subito dopo questa composizione faccio il quarto anno di composizione presso il Conservatorio Monopoli, mi trasferisco a Roma perché volevo approfondire sia il teatro musicale, ma soprattutto volevo avere anche una città che mi permettesse di ascoltare repertorio sinfonico, opere e avere diverse esperienze di confronto. Quindi sentivo dal paese, avevo bisogno di una città grande che mi desse stimoli di tutti i tipi. Quindi mi sono diplomato in pianoforte, il diploma di composizione arriverà un po' più in là. Sempre parlando di questo rapporto con gli interpreti, ad esempio questa composizione è stata molto fortunata perché è stata eseguita penso più di 30-40 volte in diverse, non solo da Antonio Sduni ma da diversi interpreti, anche quest'anno è stata eseguita 2-3 volte. È nata la collaborazione con un altro strumento che è la fisarmonica, che nel mio repertorio, nel mio catalogo ha un corpus non proprio trascurabile, non ho scritto tantissimo, però per fisarmonica ho diversi brani, ho 3 pezzi per clarinetto e fisarmonica che sono stati pezzi doppi al concorso di Castelfidardo, ho un pezzo per fisarmonica orchestra d'archi, un'operina per bambini e con la fisarmonica, ho 2-3 pezzi per fisarmonica sola, ho trascritto il quartetto di Schubert, La morte alla fanciulla per fisarmonica, quindi diciamo che la fisarmonica ho scritto diverse composizioni. Questa composizione che vi voglio far vedere e ascoltare è una composizione che ci tengo particolarmente da un punto di vista affettivo. Cioè, ho avuto la fortuna di incontrare questo pittore che si chiama Lorenzo Indrini, che era un pittore ormai ottantenne mi ha condizionato tantissimo, cioè la sua esperienza mi ha veramente segnato. Lui aveva questa malattia, aveva un tumore ai polmoni e il suo medico gli aveva detto che doveva operarsi per forza, obbligatorio, gli aveva dato pochi mesi di vita. E io ho frequentato lui negli ultimi periodi, l'ho conosciuto che stava molto male, e aveva portato questa malattia all'interno di un quadro, aveva fatto una tela con all'interno una macchia di sangue, all'interno aveva cucito dentro la tela un pezzo di ovatta con del sangue, una cosa un po' macabra, devo dire la verità, però, e voleva che il suo chirurgo la operasse in sala operatoria. Lui disse: io non voglio essere operato, sono vecchio, sono malato, se vado sotto i ferri, e quindi voglio che operi il quadro. Ma il chirurgo dice: ma come faccio a portare in sala operatoria un quadro, ma sei matto col botto realmente? Ma lui, i pochi mesi che gli avevano dato sono diventati anni. Lui è stato 5-6 anni cercando di convincere il chirurgo a fare questa operazione. E quando un primo maggio al Forlanini di Roma nel 2012-2013 convinse il chirurgo, convinse Sergio Rubini, il regista attore, convinse una serie di persone ad andare alle 5 di mattina, quando la sala operatoria era libera, a fare questa pazzia. E operarono questo quadro, il chirurgo operò e ha estratto questo pezzo, questa cosa qui, e lui finalmente aveva esaudito il suo sogno, veramente, era felicissimo come un bambino. 2 mesi dopo è morto, gli avevano dato pochi mesi di vita, lui è stato con la malattia 6-7 anni senza che questa facesse
progressi di nessun tipo, quando questo, questa cosa è, questo intervento realmente è documentario, cioè ci hanno fatto un documentario, lui è morto, cioè come se la sua ragione di vita fosse, era, si era esaurita. E a me questa esperienza, averlo frequentato gli ultimi mesi, parlandoci, mi ha toccato veramente, veramente tanto, cioè mi ha condizionato parecchio, e gli ho scritto un brano partendo da questo quadro e partendo da questa esperienza, gli ho dedicato questa composizione che si chiama Ombra, omaggio a Lorenzo Grimi. C'è, cioè, quest'ombra, c'è, cioè, questa macchia che si vedeva dietro il quadro, questa macchia che lui aveva dentro che cerca di uscire. Infatti, quindi una, anche una composizione sì che parte, cioè, come, è un po' descrittiva, c'è, cioè, sempre, cioè, sempre del, veramente nella mia musica è sempre qualcosa, c'è una musica che descrive, infatti c'è questo suono lungo quasi come Metamorfosi che entra, si allarga pian piano, però alla fine c'è questo finale solare, perché comunque era il suo desiderio, quindi veramente come se lo accompagnasse in cielo questa, e quindi pure questo brano scritto in collaborazione con una fisarmonicista e quant'altro. A differenza però di Metamorfosi, questa è una composizione che ho scritto molto velocemente, cioè tra le mie composizioni sono quelle che ci metto diversi mesi di gestazione e quelle che ci metto pochissimo. Questa è stata scritta penso in 2 o 3 giorni, è una cosa che ho avuto molto, molto fulminante. Allora, l'ascoltiamo e vediamo. Thank you.
invece io la distingo, cioè non la distingo, mi è naturale scrivere cose o molto sentite, cioè nel senso cose come, cioè, che fanno parte, cioè io penso che il compositore fa parte della società, cioè quindi deve fare quello che ci gira intorno, quello che ci succede, quello che ci condiziona. Quindi ci sono diversi brani che hanno, quindi, hanno dei sentimenti molto forti personalmente, ad esempio come quello per l'orchestra che sentiremo dopo, è una preghiera per orchestra dedicata alle vittime innocenti, quindi una preghiera, quindi una cosa che oggi sarebbe molto attuale, oppure delle cose spiritose, simpatiche, divertenti, perché penso che, cioè io se vado a teatro voglio divertirmi, cioè voglio andare a, oppure voglio emozionarmi, cioè io dalla musica, dal teatro voglio questo, voglio delle emozioni, quindi non solo giocare, scherzi, cioè nel senso non solo per forza cose spiritose, non un Rossini a vita, però anche se sono tra le opere più belle che è la produzione operistica, cioè, però mi piace anche emozionarmi. Allora, nel 17 ci sono stati diversi, alcuni mesi che sono stati tra i miei più produttivi in assoluto, perché nel pochissimo tempo stavo ultimando la mia prima opera lirica, che mi ha assorbito parecchie energie, e poi mi arrivò la chiamata dalla Fenice di Venezia per scrivere un pezzo per orchestra. Quindi in pochi mesi ho dovuto scrivere questa cosa e questa. Quindi la cosa bella è che il pezzo per la Fenice è una preghiera, invece l'opera è un'opera panettone. Cioè, quindi mi sdoppiavo tra il trash musicale e una preghiera. Quindi dicevo, un giorno ero in un mondo, un giorno in base a come mi alzavo la mattina cambiavo mano con cui scrivere. Però prima di sentire la preghiera direi che forse è il caso di parlare e ascoltare un po' di quest'opera, che si chiama Non è un paese per vecchi. Allora, pure è come dicevo, un'opera panettone, quindi fa un po' da caricatura al cinema panettone, però allo stesso tempo mentre scrivevo quest'opera, cioè con il librettista Federico Capitoni, cercavamo di scrivere un'opera che fosse attuale, cioè che parlasse di tematiche attuali. Quindi abbiamo ragionato su perché scrivere un'opera, su cosa scrivere, e ci siamo dati come sfida quella di avere un'opera nella sua forma più tradizionale, cioè con le arie, con i duetti, col concertato finale, abbiamo messo un lamento, cioè le forme più classiche dell'opera, però cercare di portarle a un linguaggio più giovane, più fresco, ma anche di toccare tematiche attuali, quindi si parla di veganesimo, si parla di parità di genere, un po' di argomenti che ci toccano con mano tutti i giorni. Allora, quindi anche musicalmente ho inserito diversi linguaggi musicali, cioè ad esempio c'è un po' di jazz, lo swing, c'è un po' di rap, c'è un jingle pubblicitario, c'è una canzone io la chiamo All'Albano e Romina Power, cioè c'è un duetto proprio dalla Sanremo, del Sanremo più trash, ovviamente un'opera trash, quindi ci stava bene Albano e Romina. Però inizialmente mi provoco me stesso, perché loro stanno mettendo in scena un'opera seria, l'opera Zucchero di Canna, e quando ci si accorge che il sindaco del paese è il produttore di salumi, quindi un'opera vegana, dice il sindaco, quest'opera non può andare in scena nel mio teatro, quindi dovete cambiare drasticamente tutto. E quindi iniziano a prendere oggetti di scena, la rinfusa per dietro i camerini, e quindi la Salumè, oppure Così fa Rutti, iniziano a divertirsi e fanno un purpurri di opere da repertorio, ovviamente divertendosi. E il regista, che è vecchio, l'unica persona sana e saggia, ovviamente muore alla fine, cioè l'eroe muore soffocato da un morso di porchetta, costretto a mangiare la porchetta. Però all'inizio l'opera inizia molto seria, e quindi ad esempio pure il compositore nell'opera dice ma io scrivo questa musica perché devo scriverla per forza, perché va di moda così, quindi sono un po' e provoca
oratorio contro la musica contemporanea, però l'introduzione si basa su un pezzo per l'orchestra che io ho scritto per mia moglie, quindi prende in giro la musica contemporanea, ma sto prendendo anche in giro me, perché quella musica che poi tipo un autore dice questa musica orrenda, cioè che è, però è un mio pezzo addirittura dedicato a mia moglie, quindi mi sto prendendo in giro, quindi è un'opera un po' così. Io vi faccio vedere il trailer così giusto e poi ho fatto due estratti, non è lunghissima, però possiamo vederla tutta, altrimenti finisce il nostro incontro così. Quindi vediamo giusto il trailer, per un minuto. Buongiorno Zampetti, belli attrenti, sì, la nostra qualità, la consegna e libertà. Buongiorno Zampetti, belli attrenti, sì, la nostra qualità, la consegna e libertà. Beh, allora, non fare il giaggia. O chiami scena e mettiamo in scena una cosa dignitosa. O qui si chiude baracca e burattini, eh? E che qui? Testina? Fattura? Cambia tutto, come facciamo? Al fiume.
diciamo, di, cioè, mi sono divertito anche io a scrivere un lamento. No, scusa, stavo parlando senza microfono, forse si sente uguale. Si sente benissimo. Si sente benissimo. E quindi questo è il lamento di Verdi, perché alla fine lui è disperato, gli hanno distrutto l'opera, lo stanno prendendo in giro, lo mandano a pascolare, cioè stanno facendo di tutto, quindi verso la fine c'è questo momento un po' serio, anche se il testo è molto grottesco, quindi una forma di lamento. Dopo quest'opera c'era
un progetto, l'ho già scritta, però ancora non ho visto la luce del Pandoratorio, cioè l'oratorio Pandoro, perché Vecchi muore, va in paradiso e il paradiso è peggio della terra. E quindi invece sulla terra c'è l'opera come forma base, invece in paradiso c'è l'oratorio, quindi ci sono tutte le parti della messa, però tutte ritrascritte con questa chiave un po' trash. Quindi passiamo dal panettone al Pandoro. Speriamo di vederla presto da qualche parte. Tornando seri, questa ha debuttato a dicembre del 2017, a marzo se non erro, quindi qualche mese dopo, alla Fenice fu eseguita questa composizione per orchestra che mi commissionarono, che si chiama Come foglie innocenti, perché era il Venerdì Santo e mi chiesero un brano che andava insieme allo Stabat Mater di Pergolesi. Quindi era, cioè, essendo il Venerdì Santo, volevano qualcosa che avesse a che fare comunque con questa giornata così specifica, e io ho scritto una preghiera per orchestra dedicata a tutte le vittime innocenti. C'era in quel periodo nella mia da pugliese, ricordo, ho sempre un rapporto molto forte con gli immigrati, con questa situazione, quindi cioè sentivo molto vicina quella problematica, però l'ho estesa poi a tutte le vittime innocenti. Guardiamo oggi, questi giorni, quante vittime che non c'entrano niente nelle guerre, Israele e quant'altro, quindi era un pensiero a tutti loro. E anche qui c'è una, anche se un pezzo sinfonico ha una forma molto chiara da un punto di vista visivo e narrativo, cioè la composizione purtroppo è molto breve, mi avevano chiesto 5 minuti, quindi ho addensato tutto. E cioè all'inizio c'è una catastrofe, che può essere una nave che affonda, può essere una bomba che arriva su un ospedale, può essere un albero che cade su una macchina qualsiasi, cioè con qualsiasi disastro che cade senza la nostra volontà. Quindi all'inizio c'è tutta l'orchestra che fa dei grandi frastuoni, come dei grandi temporali, e poi c'è una semplice melodia che passa di strumento a strumento. Cioè, perché nella mia concezione gli strumenti come persone sono come delle persone tutte uguali, cioè se sei giallo, verde, nero, rosso, sei di pari valore, siamo tutti uguali su questa terra, secondo me siamo tutti uguali, quindi questa melodia se la passano gli strumenti uno alla volta, come se fossero tante candele che camminano in un corteo, e queste candele possono essere sostenute da persone differenti, ma sono sempre candele, quindi questo senso di uguaglianza in questa preghiera. E quindi questi strumenti, nella loro diversità, con la loro voce differente, però cantano la stessa cosa tutti insieme, uno alla volta, perché nella loro specificità. E in questa il titolo, Come foglie innocenti, è dato anche da, puoi vedere nella partitura, quando c'è questo canto ci sono gli archi divisi che fanno queste melodie discendenti, che sono un po' come le foglie di un albero che cadono, cioè questa pioggia di foglie autunnali. Ora siamo in autunno, quindi su questa immagine di foglie cadenti, cioè, si instrada questo piccolo cammino. Thank you.
è già finito. Io non posso dire quello, sono molto aforistico alle volte, ma c'è un maestro padre lo sa benissimo. No, qui c'era anche una commissione, mi diceva non superare i 5 minuti. Io poi se mi dici non superare i 5 minuti io mi fermo a 4, però. Cioè, devo posso dire 5 minuti e ne vanno 15. No, invece se a me me ne chiedono 5 faccio 4 e 30. No, questa è veramente un discorso sulla durata delle composizioni, perché abbiamo visto, ci abbiamo ascoltato di questo terzo brano, comunque hanno tutti una certa durata di 5-6 minuti. Io ho serie difficoltà, questo lo dico, ad andare oltre. Ho trovato una soluzione, ovviamente, cioè, senza me immaginare Wagner una cosa del genere, mi è stato, cioè, proprio mio. Cioè, la mia soluzione è fare delle raccolte, cioè nel senso delle suite o un insieme di brani, ad esempio tre pezzi per fare il clarinetto e fisarmonica, sono tre aforismi che durano due minuti e mezzo l'uno, che nel totale arrivano a 7-8, quindi già iniziano ad andare oltre. Ad esempio nell'ultimo anno ho scritto il brano che ascolteremo stasera, che sono 5 maschere, che nel complesso è un brano che dura 16-17 minuti, cioè una cosa più, però 5 brani, quindi avendo 5 brani sono arrivato a 17 minuti. Gli epigrammi sul testo di Pasolini, che è l'ultimo ascolto che voglio farvi fare, dura 12-13 per orchestra e soprano, ma pure lì sono 6 brani che nel complesso arrivano a 12 minuti. Ovviamente col teatro musicale non ho questo problema, potrei arrivare anche alle 2 ore, ma non lo faccio perché non possiamo scrivere opere di 2 ore, siamo nel 2023, quindi secondo me dobbiamo stare nei 60 minuti. Però il teatro musicale, avendo un testo, avendo una storia, avendo dei numeri chiusi, mi permette di lavorare con più serenità. Però diciamo che i processi compositivi di elaborazione, di espansione, non mi appartengono, quindi cioè, non li so fare, cioè, non mi vengono naturali. Se uno dice prendi un tema e scrivi 20 minuti di musica, mi sento male, cioè, dopo 30 secondi non so più cosa fare, bisogna sempre di... Per questo hanno invitato il secondo tema. Il secondo? Eh sì, anche il terzo. Però qui con due. Io sono poco tedesco da questo punto di vista. E infatti, poi ragionando, cioè la musica dove mi trovo più a mio agio ed è quella che scrivo di più è quella con i testi, cioè con il teatro musicale, ma anche non solo, cioè nel senso, come dicevo, nell'ultimo anno ho scritto sì, grammi sui testi di Pasolini per soprano, che quindi una suite, un insieme di brani, ma anche le maschere, un lavoro per ensemble e mezzo soprano, che quindi con l'ausilio del voce del testo. Ma anche nei lavori senza testo, comunque secondo me è molto evidente questa immagine, cioè questa drammaturgia musicale, cioè comunque questa narrazione, c'è sempre una narrazione, quindi col testo mi trovo molto più a mio agio. Io non ho parlato molto di, tranne il primo che si passa il primo brano che parte da un suono e poi c'è un'evoluzione sul suono, perché molte volte incontro i compositori si parla di tecniche compositive, di quello come è fatto, forse ai studenti interessa. Con me io prima non saprei che dirvi, per essere sincero, cioè nel senso che non mi addentro in. La cosa che posso dire è che parto sempre da degli stimoli o dalle che possono essere o letterari o quant'altro, ma anche musicali, cioè nel senso che comunque in questi brani c'è sempre un'organizzazione, cioè o del materiale da cui puoi scrivere. E ad esempio negli epigrammi di Pasolini tutto il materiale sonoro deriva dalle campane di Orvieto. Cioè, quindi, com'è nato? Mi avevano chiesto di scrivere un testo, pezzo sinfonico per voce e orchestra su testi di Pasolini, dandomi massima libertà. Io ovviamente ho escluso i romanzi, ho escluso i film, ho escluso qualsiasi cosa, e conoscendomi non sono neanche andato a prendere le poesie, perché le poesie sono lunghissime, cioè un testo di 3 pagine è già quello.
preciso, musicalmente funzionavano, ma anche mi piacevano particolarmente, anche oltre alla loro musicalità, anche come testi. E sono testi differenti. Ho intervallato testi, come dire, testi più importanti, tipo Al Principe, che è un testo molto, molto, molto forte come testo, cioè finisce ma per colpa anche di questo nostro mondo umano che ai poveri toglie il pane e ai poeti la pace, cioè testi impegnativi intervallati a testi molto più ironici e grotteschi, ma veramente fulminei, cioè durano 20 secondi, quelli 30, quelli al centro. Tipo, non illuderti, la passione non ottiene mai perdono, non ti perdono neanche io che vivo di passione, tipo a Chiaramonte, oppure ai nobili del circo della caccia, non siete mai esistiti, vecchi pecoroni papalini, ora un po' esistete perché un po' esiste Pasolini, perché se non ci fosse questo epigramma non sapremmo neanche della loro esistenza. E poi l'ultimo, quindi tre testi di una certa grandezza e tre testi molto brevi. L'ultimo teoricamente sarebbe il quinto, che è La mia nazione, e quindi qui mi sono lasciato ispirare all'inno d'Italia rivisitato, cioè non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti, impiegati di agrari, prefetti, codini, avvocatucci, unti di brillantina e piedi sporchi. Quindi partendo dall'inno d'Italia ho fatto quasi una danza grottesca ma anche crudele, dove la voce si inalbera, si rasprece, si arrabbia, e poi alla fine a me, cioè come una coda della suite, in questo mondo colpevole che solo compra e disprezza, il più colpevole sono io, inaridito dall'amarezza, quindi come una coda. Quindi vede, anche in un ciclo di brani strumentali, comunque c'ha una forma drammaturgica molto chiara. Però tornando al concetto di prima, cioè quello che stavo dicendo prima, tutta la composizione si basa sui suoni delle campane di Orvieto, perché al centro c'è questo testo che per me è veramente bellissimo, cioè l'ho sempre adorato, che è veramente musicale. Quindi, siccome parla, cioè che lui ascolta queste campane da lontano, sono andato a vedere quali fossero i suoni di queste campane, cioè come fossero intonate le campane, e quindi poi ho lavorato sulla risonanza di queste campane, un po' rievocando la campagna orvietana. E quindi questo brano parte da lì e gli altri brani sono scritti utilizzando delle scale utilizzate, cioè con i suoni di queste campane. Quindi mi sembrava almeno una cosa da un punto di vista di altezze, di note indicata, ma è del tutto casuale, cioè ogni brano ha punti di partenza molto, molto, molto diversi. È russo, quindi quando parla recita in italiano un po', però è veramente notevole. Ovviamente va bene. Thank you.
questo era il mio viaggio che mi ero preparato. Poi stasera ascolterete questa suite sulle maschere, che sono dei... Vi fermate a un concerto, giusto? Sì. Qualcuno si fermerà, quindi un minuto ve lo spiego. Sono cinque maschere, cioè sono cinque personaggi della commedia dell'arte che sono interpretati, però cioè non sono loro a parlare in prima persona, ma c'è una donna che parla della maschera, perché le maschere nella commedia dell'arte sono quasi tutte figure maschili e la donna non esiste, tranne qualche maschera che però è a servizio di, cioè la moglie di, la compagna di, molte non hanno neanche un nome, esistono, cioè c'è la servetta, c'è, cioè, che però è di tutte, cioè nel senso, quindi non c'è questo. Quindi io ho dato la parola a delle donne che parlano della maschera con cui hanno a che fare. Quindi inizia la moglie di Pulcinella, che dice: io non so se ho davanti Pulcinella o c'ho già ancora, cioè il personaggio che interpreta la maschera. Poi c'è la compagna di Farinella, che è la maschera pugliese, che è poverissimo e quindi stanno cercando di mettere insieme la cena. Poi c'è Pantalone, questo vecchio maialone, e quindi questa maschera dice, questa donna che parla, insulta pesantemente Pantalone. Poi c'è Mio Patacca, che è la maschera di Roma, di Trastevere, che è uno che entra ed esce dal carcere, perché pure lui è un nulla di niente, quindi però c'è questa donna che comunque l'aiuta, la seconda sempre. Quindi vediamo questa figura femminile sempre molto ai margini. Quindi finalmente prende voce la donna che però sempre in secondo piano. Dice l'ultima, Giacometta, che è una delle poche maschere femminili, che è la moglie di Gianduia, questo ubriacone, che finalmente Giacometta prende la rivincita sulla propria vita e dice: ti sei ubriacato di nuovo per la centesima volta, allora resti lì e io me ne vado con un bel ragazzo. Questa cosa gli piace particolarmente e quindi decide di ritornare da quel ragazzo e di lasciare Gianduia finalmente ubriaco nei giardini torinesi. La particolarità di questa suite è che si basa su cinque dialetti differenti, cioè infatti per la cantante non è per niente semplice, perché Pulcinella è napoletano, poi c'è il pugliese, deve cantare in veneziano, in piemontese e bergamasco. Gianduia è torinese. È romano. Mio Patacca è romano. E poi ogni maschera, io oltre a prendere il linguaggio, quindi lavorando sulla vocalità del dialetto, mi sono divertito anche a fare un po' di riferimenti ai linguaggi musicali delle singole regioni. Quindi, che ne so, a Napoli, che fa ora in tutti questi rapper, trapper e quant'altro, quindi un po' è una moglie di Pulcinella, un po' rap. A Roma, che vanno gli stornelli, è uno stornello romano. E invece in Piemonte ho scritto tipo con la vicinanza della Francia, quindi cercando di ricreare queste sonorità un po' nobili a Torino, non stiamo a Napoli o a Roma, stiamo a Torino, quindi un po' il profumo della Francia degli inizi secoli. Quindi io mi sono divertito, spero anche voi, e per la cantante è davvero, secondo me, un'impresa molto, molto ardua, anche perché, ritornando al mio inizio, io lavoro sempre con gli interpreti. Quindi qualsiasi cosa ho scritto l'ho scritta per degli interpreti. E ad esempio questo brano, che è scritto per Chiara Rosella, un mezzo soprano, cioè prende proprio, cioè lei fa anche jazz, fa anche improvvisazione, e quindi è scritta con lei, cioè utilizzando il registro più acuto, il registro più grave, per reppare, abbiamo trovato le altezze giuste per reppare, quindi è cucito su misura. Quindi immagino un altro cantante che è veramente un'impresa. Poi, veramente diverse emissioni vocali, perché lo stornello ha un'impostazione più popolare, il rap ha un'altra impostazione vocale, la canzone finale, il brano finale ha un'impostazione lirica, quindi però è bravissima la ragazza, è bravissima. I musicisti, c'è qualcuno in sala, cioè stasera o vi divertite, ma ammazzo, cioè stornelli, il rap, Napoli e tutto, cioè alla fine dovete amoreggiare e siete proprio
Senti, ma il testo di chi è? Il testo, ovviamente, visto che sono in 5 dialetti differenti, è di 5 autori differenti. Ah. Quindi, perché essendo scritto in veneziano, pugliese, il testo napoletano è di Stefano Palanzuolo, poi il napoletano è Stefano Palanzuolo, veneziano Sandro Cappelletto, romano Federico Capitoni, torinese Valentina Diana, e invece il pugliese è di Giulia Locascio. Quindi sono ovviamente 5 persone, 5 autori differenti. Io mi stoppo. Grazie a tutti, se veramente c'è qualcuno che vuole domandare, domanda. Finisce. La messa sarebbe bello perché aprire il piccolo dibattito. Adesso, ma parliamo domani. Domani. Domani, vediamo stavolta.